Vengo da una famiglia dove mia madre lavorava, seppure non un lavoro un po' particolare, era una pittrice molto stimabile. Oltretutto in casa Cecchi la vita non era facile da un punto di vista economico. Mia madre dipingeva, si occupava di noi e si occupava della casa. Così io trovai del tutto naturale fare altrettanto. Mamma, non so com'è stata come madre, noi non abbiamo avuto problemi, quindi immagino sia stata un'ottima madre, però è una madre che si è occupata di noi molto dietro le quinte, un po' come ha fatto anche la sceneggiatrice. In casa nostra, dove si tende a dire c'è stato del nepotismo, tutte le professioni sono invece nate così un po' accidentalmente. E dall'America, il mondo nuovo dove tutto sembra possibile, Babbo Emilio scrive alle figlie. Care bambine, ho preso dianzi un taxi e sono venuto a Hollywood. Molto grande Hollywood, è molto chic. Nel piazzale davanti al cinema ci sono dei lastroni di cemento. E su ciascuno di questi lastroni, quando era fresco, ci sono state incise le orme dei piedi con le scarpe e le impronte delle mani dei grandi cinematografari, Douglas Fairbanks, Keaton, eccetera. Non c'è Charlot. Dicono che sta molto a sé e non si vede mai. Se le fotografie vengono, ve le spedirò, ma non le regalate, perché possono servirmi. Noi dobbiamo avere tormentato talmente nostro padre quando ci disse che andava a Hollywood con le richieste di fotografie di questi attori, di vederli, di conoscerli, di portarci non so che cosa, il respiro, che Babbo ci telegrafa addirittura quando li vede, cosa che oggi non fa effetto. Ma allora sì, perché telefonate intercomunali non sono mai avvenute, ma anche il telegrafo si usava una certa prudenza. Quello che riflettevo, però, che differenza che c'era fra noi ragazzi e i ragazzi d'oggi, perché noi chiedevamo a Babbo di vedere Buster Keaton, Charlot, e non credo che i ragazzi di oggi chiederebbero questo, non gli chiedevamo di andare da... Non so chi erano i bei giovani da allora, c'era, mi pare, Ronald Colman, c'era Robert Taylor, ma noi non gli abbiamo chiesto gli autografi di questi qui, abbiamo chiesto Charlot, abbiamo chiesto Buster Keaton, abbiamo chiesto Gloria Swanson, che era una nostra passione.